Buongiorno web amici, benvenuti ad un altro video del calendario. Oggi vi presento un prodotto totalmente italiano ed eccolo qua, lo scooter ME. ME significa mobilità elettrica oppure motorino elettrico, un progetto partito ormai 10 anni fa, quindi nel 2012, dalle caratteristiche e design molto particolare. Oltre a questo abbiamo delle componentistiche veramente di top di gamma, ma andiamo a vedere bene nello specifico e vi racconto intanto tutte le qualità di questo scooter prima di andare a fare la prova su strada. Ruote da 12 pollici, anteriore, posteriore, 120/70, 120 di larghezza, 70 di altezza. Motore posteriore alla ruota, ce ne sono due versioni, il 2.0, quindi 2500 watt, che è il cinquantino, quindi omologato per 45 all'ora, e 6.0, che in questo caso è quello che c'è qui in questo momento, che è un 6 kW, quindi devo dire che come scooter un 6 kW per questa dimensione è veramente tanta roba. Quindi motore a ruote, in questo caso 6 kW, velocità massima 80 km/h dichiarati, ovviamente limitato, per un peso dello scooter di 90 kg, compresa la batteria. Batteria 72 volt, estraibile, adesso poi andremo a vederla bene dopo nel dettaglio, da quasi 40 ampere, che ci consente di fare circa 70 km, dati riportati, come dico, quello che dice la casa. Ma ovviamente, come sapete, come lo ripeto sempre, in base all'utilizzo, temperatura, peso nostro, salita, discesa, eccetera, eccetera, velocità. Che cos'ha di particolare questo scooter? Beh, intanto la linea, come vedete, particolare perché è veramente molto semplice, un bel display TFT da 4,3 pollici a colori, ben visibile sotto il sole anche, quindi in tutte le condizioni si vede veramente sempre bene. Pochi comandi perché rispetto ad altri mezzi non ha la mappatura, quindi non possiamo scegliere la mappatura per dirti eco oppure città o sport o proprio quello che è, non ne ha, quindi acceleriamo e andiamo e finisce lì. Non ha la retromarcia e classici pulsanti, clacson, freccia che si sblocca a pressione, abbagliante, blocco motore. E abbiamo un tasto mode, che adesso potremo vedere, dove ci cambia solo alcune informazioni sul display, ma non la mappatura. Freno anteriore a disco, posteriore a disco anche, idraulico, e devo dire dischi veramente generosi, belli grandi, frenata non combinata, quindi qua farà solo davanti, questo fa solo dietro. Altra frenata abbiamo quella rigenerativa, quindi abbiamo anche la frenata e recupero energetico sulla frenata. Faro a LED, frecce a LED, faro sul forcellone, come vi dicevo, e, porta targa basso, posteriormente mono ammortizzatore, paiolo anche questo, come vedete ben curato anche qua, dove c'è il cablaggio è stato messo un riparo per evitare di andare a battere nell'entrata dei cavi del motore. Mi piace anche questo monobraccio, adesso prendo l'altra telecamera, giriamo intorno e ve lo spiego anche un pochino meglio accendendolo. Vediamolo con questa telecamera così lo vediamo meglio, vedete i comandi. Andiamo all'accensione, quindi accensione, una retina per mettere qualcosa, abbiamo una USB per poter caricare il nostro cellulare, quindi mettiamo il cellulare, lo mettiamo dentro la nostra retina. Vi volevo far vedere il display, quando lo accendiamo è veramente carino, lo riaccendo e ve lo faccio vedere meglio, eccolo qui. Da la bandiera italiana, una volta avviato possiamo vedere percentuale della batteria, l'ora, il chilometraggio residuo con la carica della percentuale che abbiamo, i fari accesi, vedete, abbagliante e abbagliante, cavalletto in questo caso inserito, vedete che c'è la barra sul go quando è pronto, cavalletto giù, go bloccato, cavalletto su, go pronto. Andiamo a schiacciare il tasto qua, come vedete ci dà le informazioni sul chilometraggio, quindi o chilometraggio o range di autonomia.
Quello che vedete qua, quando io accelero, adesso aspettate che lo faccio così, vedete, sarà il contachilometri. Ok, ve l'ho detto, molto, veramente molto semplice. Faro posteriore, come vi dicevo prima, luce, targa e frecce. Monobraccio, vedete, molto bello, a me piace tanto il monobraccio, anche più comodo da togliere per fare dei lavori. E pedalina per il secondo passeggero, eccolo qua, omologato per due posti, non ve l'ho detto, ve lo dico adesso. Faro anteriore a LED, vedete, ecco qua, veramente molto semplice. Oltretutto, parti in acciaio e le scocche resina. Andiamo a vedere sotto sella, vi dico già che c'è veramente pochissimo. Per aprire la sella, qua sotto c'è la chiave, ecco qui, questo sottosella dove abbiamo il posto veramente solo per documenti, guanti, poca roba. Batteria, come dicevo, da circa 40 ampere, estraibile, quindi basterà tirarla via. Possiamo caricarla direttamente a casa attaccando il nostro caricatore, caricatore esterno, non interno. Per caricarlo dobbiamo caricarlo o sulla moto, che lo vedete attaccato qua sotto, oppure direttamente sulla batteria, caricatore con, vedete, un massimo di 8 ampere di carica. Quindi, facendo il conto, 8, 16, 24, 32, 40, siamo 4 ore, diciamo che lo danno per 5 ore e mezzo di ricarica. Altezza sella 780 mm, quindi abbastanza basso, un po' per tutti. Sella molto larga, quindi quando ci sediamo dobbiamo allargare parecchio le gambe, perché la sella è larga. Devo dire che poi, una volta che partiamo, ha il piede molto giusto, sopra, vedete, se uno ha il piede lungo fa un pochettino di fatica, deve tenerlo un pochettino sollevato e ci si sta un pochettino rannicchiati. Però ovviamente questo è l'effetto di questo scooter piccolino, vedete, con una guida veramente molto molto vicina. Sicuramente quelli più alti avranno un po' più di difficoltà, avendo le braccia più lunghe, le gambe più lunghe anche, quindi saranno un po' più alti e un po' più, diciamo così, rannicchiati, insomma. Ora vi dico due difetti che ho notato prima di guidarlo. Allora, primo, il cavalletto c'è solo laterale. E devo dire che mi piace pochissimo perché lo tiene troppo in piedi, basta veramente toccarlo leggermente e non dico che si chiude, ma si capotta e va veramente giù. Devi proprio metterlo così, spingerlo. E come vedete sta sempre comunque quasi in piedi, quindi poco inclinato. Questo è il primo difetto. Un altro difetto che a me non piace, diciamo difetto progettazione che hanno fatto loro. L'apertura della sella molto molto scomoda qua sotto, tutte le volte ti devi mettere qua e cercare. Poi sicuramente ti viene in automatico l'abitudine, però devo dire che era più comodo in questo modo qua, come fanno tanti scooter, come hanno tanti scooter. Altra cosa, ricarica, anche qua la trovo scomoda, l'innesto qua sotto, e come ho messo l'USB, insomma, esteticamente potevano fare qualcosa di più carino e diciamo un po' più comodo. Come la maggior parte di scooter non ha protezioni aerodinamiche, come vedete, però loro hanno messo in accessorio un parabrezza e anche un portapacchi, una staffa portapacchi dell'Isotta. Devo dire che sono veramente carini, soprattutto il portapacchi, devo dire, a me piace veramente tanto, e anche il parabrezza alto in modo che ci protegge dall'aria. Ok, sono pronto, mi metto la giacca, GoPro e andiamo a fare un piccolo giro per vedere effettivamente come va l'accelerazione e come si comporta sulle curve.
giro per vedere come andava. Devo dire, tutto sommato, accelerazione molto buona, devo dire, veramente molto veloce lo scooter, non ha troppo on-off, quindi mi è piaciuto, anche se non ha le mappature, quella che hanno deciso di adottare, devo dire che è gestita molto bene. La forcella anteriore, così così, secondo me affonda un pochino troppo, mentre la frenata, devo dire, grandissima frenata, veramente grandissima frenata, perché quando si toccano i freni inchioda veramente da paura. Cosa che ho notato, nella mano sinistra per me è troppo lontana, ma poi ho scoperto che ha le regolabili, un po' macchinoso, perché dobbiamo metterci con la chiave, girare, svitare. Era meglio una classica rotellina che avvicinava o allontanava la leva, però una volta regolata con la nostra abitudine, devo dire che poi non si tocca più. E quindi, come dicevo prima, grandissima frenata. Guardandolo bene, un'altra cosa che io avrei fatto, secondo me sarebbe stata più gradita, un po' meglio, anzi, me lo sposto un po' davanti, questa è una mia critica, avrei messo questo, sì, però avrei tolto le frecce, che sapete che io non le sopporto, e visto che hanno adottato il faro posteriore qua, avrei fatto un gruppo ottico intero, sia posizione stop e frecce qua, perché sarebbe stato anche più visibile rispetto a quello più basso lì. Sicuramente, se fosse mio, le toglierei e le metterei qua sopra. Devo dire che è maneggevole, questi 90 kg si sentono veramente poco, quindi si guida veramente in tranquillità, oltretutto essendo basso, mettendo i piedi giù abbiamo subito il controllo, quindi devo dire che come guida non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto, devo dire che è molto, molto performante. 6 kW si sentono, con una batteria oltretutto a 72 volt rispetto a 60, è più performante ancora. Un'altra cosa che ho anche notato è, non so, mi sembra nelle manovre, come vedete, lo sterzo poco sterzo. A me dice fosse poco sterzo, però poi guidando ovviamente non risente, perché non facciamo una curva così, quindi faremo qualche manovra in più per poterlo sistemare dove dovremo metterlo. Bene, veniamo alla nota dolente, che è sempre il problema del costo del mezzo. Beh, devo dire che qua, rispetto ad altri scooter, il prezzo è più alto. Più alto non tanto perché è un prodotto italiano, ma perché la componentistica comunque usata è di una qualità superiore rispetto ad altri. Quindi quei 1.000-2.000 euro di differenza purtroppo si pagano per aver messo dei componenti di qualità superiore. Ok, è tutto. Ci vediamo al prossimo video da Credentario. Ciao ciao!